Oggi un disegno Art Nouveau a penna. Disegneremo un soggetto Art Nouveau, stile Liberty, un soggetto floreale, una bella foglia di ginkgo biloba, anzi tante foglie di ginkgo biloba. Per adesso vi lascio il tutorial, non prima di ricordarvi di iscrivervi su Facebook e su Instagram, dove vi aspetto sempre con Arte per te pennello bianco su fondo rosso, e sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori e una Cappa, il mio canale di cucina. Trovate tutti i link qui sotto. Per adesso vi faccio vedere come si disegnano queste foglie con le penne colorate, e dopo vi spiegherò il perché del soggetto e della scelta cromatica. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a disegnare le foglie di ginkgo biloba con le penne metallizzate. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro disegno a penna, le mie Neon Color, delle penne scrausissime ma con un effetto spaziale, è la carta, ragazzi, la Fabriano Blu. Questo è un blocco spettacolare che vi consiglio. Comincio con una penna Gold Rose e do la forma direttamente a penna della mia foglia di ginkgo biloba. Comincio la composizione con la foglia centrale, quella che da cui poi scaturirà tutta la composizione, e cerco di mantenere il fogliame a mazzo. Come vedete, vado con una mano tremula, non troppo pesante, e cerco di riempire a ventaglio tutta la composizione, perché ho in mente di creare una composizione che poi richiami la circolarità. Quindi continuo e non mi preoccupo degli errori di tratto, perché tanto poi li ricoprirò sempre con il passaggio della penna, perché l'unico modo per correggere una penna è camuffarne l'errore, e mi premeva anche farvi vedere questo. Comincio a creare il disegno dando delle linee dritte frammentate. Come vedete, do prima le linee col colore del contorno in modo da dare un ensemble cromatico a tutta la composizione, e vado dalla sommità verso l'interno, quindi verso il gambo, in modo da dare quindi lo stesso movimento a tutte le linee. L'importante è frammentare e avere sempre una mano leggermente tremula per dare alla composizione un aspetto romantico e nello stesso tempo anche più movimentato. Adesso comincio a caricare i particolari di oro più forti, e quindi cambio la penna e ne prendo una che in videocamera rende poco, ma che dal vivo invece è molto glitterata. Infatti ha un inchiostro trasparente e i glitter liberi, dà molta luminosità al disegno, lo vedrete poi in foto quando lo metterò in controluce. E continuo a ripassare tutta la mia composizione. Prendo un altro tipo di oro, cambio gli ori perché le cangianze di oro danno movimento, in più stringo le fila delle righe per rendere più compatta la coloritura senza però dover immettere un particolare chiaroscuro, quindi faccio sì che le righe catturino l'occhio dello spettatore. Ora, per movimentarle ulteriormente, ho bisogno di un po' di cromia, non mi voglio troppo distaccare dal foglio, quindi prendo una selezione di blu tra glitter e metallici e cerco di inserire quella qualche screziatura delle mie foglie. E continuo così a definire ulteriormente cromaticamente il mio disegno. Questo richiamerà anche il fondo che darò successivamente. Con un pennarello metallico della Stabilo ingrandisco, ispessisco qualche linea per renderla più evidente, in modo da dare appunto l'effetto chiaroscurale. Le linee più spesse risulteranno quelle più in ombra, diciamo così, e vado a segnare
qua e là le mie foglie. Ora prendo un altro pennarello con un oro più bronzeo e lo inserisco. Voilà, non sto calcando particolarmente, tendo a dare comunque delle linee sottili. E adesso il blu. Questi pennarelli sono molto molto belli perché si riesce a modulare il tratto a seconda della pressione. Riprendo le penne e continuo a definire ulteriormente con righe sottilissime. Ora prendo un verde e do appena qualche cenno, giusto perché il verde è l'unione del blu e del giallo, quindi ci sta benissimo all'interno della composizione. Ora con un vasetto traccio una circonferenza che passi sulla composizione. Per questo utilizzo da prima un pennarello dalla punta più grossa e poi definisco meglio tutto l'interno con una penna glitter blu dello stesso tono del foglio che passo roteandola su tutti gli spazi blu. Questo per lasciare il fondo dello stesso colore dell'esterno, ma per dare un finish differente che movimenti la composizione. A questo punto definisco l'esterno del mio cerchio con dei tratti di penne alternando i blu agli ori in maniera da rendere ancora più decorato il cerchio. Il primo cerchio l'ho dato seguendo un'orma, gli altri invece li do a mano liberi perché qualche sbavatura della penna mi piace, che rende imperfetta la circonferenza, dà più l'effetto di un disegno a mano libera che non l'effetto grafico della circonferenza tracciata col cestello. E allora do ancora un po' di blu, voilà, e quindi un po' di dorato qua e là per spezzare. Adesso una parte molto importante, devo rifilare il foglio affinché la composizione funzioni, quindi la devo porre equidistante dai margini laterali e equidistante dal margine superiore e inferiore. Voilà! Scendiamo ancora un po', rendiamola ancora più sottile, taglio la carta rigorosamente a mano, firmo ed è fatta. Il mio disegno Art Nouveau è pronto. Pollice in su e condivisione se vi è piaciuto il video. Visto che belle le nostre foglie, sono un soggetto Art Nouveau, vi dicevo, infatti questo è un modulo stile Liberty. Lo stile Liberty è quello stile che si diffonde in realtà dal 1880, ma prende proprio il nome di uno stile dal 1900 in poi, ed è uno stile che si rifà molto all'industrializzazione, quindi che nasce grazie all'industrializzazione, ma che nello stesso tempo la contesta e vuole portare il motivo decorativo e la decorazione anche sugli oggetti di uso comune. Quindi si vuole uscire dall'oggetto in serie creato industrialmente, privo di qualunque contenuto artistico, e si vuole donare all'oggetto una valenza di design che abbia quindi anche delle decorazioni che lo rendano un oggetto, oltre che utile, bello. Proprio per questo nascono i soggetti
decorativi, e proprio per questo lo stile Liberty riprende molto i motivi floreali, perché vuole incorporare parti disperse della natura all'interno del design dei propri oggetti, cioè vuole riportare un po' di quella natura da cui ci si era discostati con l'industrializzazione all'interno della beltà dell'oggetto stesso. Sono le prime forme di design. Un modulo come questo che abbiamo disegnato sarebbe stato utilizzato per abbellire carte da parati, o moduli scolpiti di mobili o qualunque oggetto che richiedeva una particolareggiatura, e si dava grande spazio a tutti quei motivi floreali molto armonici, lineari, senza dare l'impronta chiaroscurale, ma dettagliando appunto il soggetto con delle linee a raggi che definissero un po' meglio la figura, facendola capire e percepire senza spiegarne troppo i chiaroscuri. Ed ecco il perché dell'Art Nouveau, ed ecco il perché della scelta del nostro disegno, ed ecco il perché il nostro disegno è un disegno in stile Liberty, no un disegno stile Liberty, è in stile Liberty, in quel in c'è un mondo. Bene, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, venitemi a trovare anche sui miei altri canali, mi raccomando, basta parlare. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!